IES è uno dei pochi termini della quinta declinazione ad altissima frequenza. Prima di declinarlo, soffermiamoci su due aspetti particolarmente interessanti. L'etimologia, o meglio la radice indoeuropea di dies, e il suo uso in latino. Dies deriva da dei, una radice indoeuropea comune a molte parole nelle lingue che derivano dall'indoeuropeo. Questa radice è connessa all'idea della luce, o meglio, dello splendore del cielo illuminato dalla luce del sole. Dies indica quindi il giorno come periodo delle ore di luce di una giornata, contrapposto alla nox, la fase che inizia con il tramonto, quando alla luce del sole subentra l'oscurità delle tenebre. Passiamo ora al secondo aspetto. Dies è l'unico nome maschile della quinta declinazione, tuttavia, in alcune particolari situazioni, può essere anche femminile. Semplificando all'osso, il caso più frequente in cui dies è femminile è quando indica un giorno stabilito per una determinata scadenza, come in questa frase. Die certa consul senatum convocavit. Il console convocò il senato nel giorno stabilito. Die certa. Certa è l'ablativo femminile singolare dell'aggettivo certus, certa, certum e concorda con l'ablativo die al femminile. In questo caso dies è femminile perché indica un giorno stabilito, prefissato. Concludiamo con la declinazione e la traduzione di dies. Nominativo dies, il giorno, soggetto. Genitivo diei, del giorno. Dativo diei, al giorno. Accusativo diem, il giorno, complemento oggetto. Vocativo dies, o giorno. Ablativo die, nel giorno, con il giorno, vari complementi indiretti. Nominativo dies, i giorni. Genitivo dierum, dei giorni. Dativo diebus, ai giorni. Accusativo dies, i giorni. Vocativo dies o giorni. Ablativo diebus, nei giorni, con i giorni, vari complementi indiretti.